Mario Cardini, ci sono grandi ricordi che lo legano qui ad Alessandria, è venuto a vedersi la partita, che è stata tosta e combattuta. Che chiave possiamo dare per interpretare questa sconfitta della rete? No, dunque, è una sconfitta che non si può dire che sia immeritata, perché l'Alessandria ha esercitato una supremazia territoriale e tattica abbastanza costante, anche se poi non ha creato, tra virgolette, grandissime occasioni, e in quelle poche che ha creato Massimiliano è stato come al solito superlativo. Purtroppo ha avuto la sfortuna, diciamo così, l'Arezzo di prendere gol quando la partita ormai era quasi conclusa, e addirittura negli ultimi 15 minuti avevo notato che l'Arezzo riusciva anche a subire meno la pressione dell'Alessandria, quindi tutto lasciava pensare quantomeno a un risultato positivo. Purtroppo non è avvenuto, nel calcio ci sta, però devo fare complimenti a questa squadra perché ha dimostrato un modo di giocare che parte dal cuore. È veramente un gruppo unito, una squadra compatta che sa fare reparto, un giocatore come Millesi che ha fatto quasi costantemente il difensore, quindi insomma grandi sacrifici. Secondo me è la strada giusta, poi è ovvio, per vincere o per segnare bisogna essere un tantino più intraprendenti e entrare nel centrocampo avversario con più frequenza. Buono era infuriato, dato ha detto qualcuno era in campo a pettinare le bambole, non ce lo possiamo permettere. Ma sinceramente io, per quello che ho visto, probabilmente sbaglio, questo atteggiamento non l'ho notato, anzi io ho notato un'abnegazione di tutti i giocatori determinante nel portare a casa il risultato positivo, compreso le punte. Poi purtroppo in un contropiede a favore Montini ha perso quel pallone fatale che ha innescato il contropiede dell'Alessandria, però ecco, è un episodio. Quindi per il resto della partita, come ho detto, io ho visto una discreta partita di buon livello per la categoria e due squadre che secondo me possono far bene. Certo, l'Arezzo ha giocato tutto sulla fase difensiva, come era giusto che sia, e questo non l'ha pagato, però per un episodio. Per il resto, come ho detto, due o tre parate importanti di Massimiliano, ma Alessandro non è che poi ha avuto mille occasioni, ne ha avute sì e no, due, tre mezze occasioni.